con l'allenatore dello Scandale Valentino Castagnino al termine di una vera battaglia col Petronà. È finita 3-2, mister. È davvero una bella battaglia, diciamo, sportiva, perché è stata una partita agonisticamente molto valida. Penso che chi oggi sia venuto a vedere la partita si sia divertito. Occasione da una parte e dall'altra, è davvero una bella partita. Onore a loro, che non meritano sicuramente la classifica che hanno, visto l'organico e il gioco che hanno espresso oggi. E con loro il nostro ex giocatore Lucanto non ha segnato neanche oggi e non si è visto più di tanto. Benzo è sempre un giocatore che lì davanti lo dimostrano, insomma, i 35 gol che ha fatto l'anno scorso, è comunque un giocatore che lì davanti ci mette sempre in apprensione. È stato anche oggi, non ha segnato, però io penso che abbia disputato una partita discreta. Lui ha le caratteristiche di andare sempre in profondità, magari oggi lo hanno servito poco in profondità, però diciamo che tutto sommato un giocatore del suo spessore lì davanti tiene sempre in apprensione la difesa, insomma. Anche oggi è dovuto entrare lei in campo per ottenere la vittoria. Vabbè, solo una coincidenza? Sì, penso sicuramente una coincidenza, insomma. Avevamo qualche infortunato, quindi lì davanti avevamo un paio di persone infortunate, per cui non ce la faceva più uno dei nostri giocatori, sono entrato io. Poi la fortuna ha voluto che subito dopo abbiamo fatto gol, però diciamo, penso che i ragazzi abbiano fatto ampiamente il loro dovere. Debutto per Marco Garofalo, si è comportato abbastanza bene, stava quasi segnando. Sì, il debutto noi l'anno scorso ha fatto qualche presenza, però si è comportato benissimo, ha dimostrato un 97, quindi quello che è il nostro pensiero da sempre, insomma, dell'OS Scandale, di cercare di avvicinare i più giovani possibile al calcio. Lui oggi ha dimostrato che questo si può fare, con volontà, con voglia è venuto ad allenarsi, oggi è capitata la sua possibilità e magari con un pizzico di fortuna, ha avuto 2-3 occasioni, poteva decidere anche la partita. Domenica si va a Torre Melissa, come la vede? Andiamo a Torre Melissa, un'altra bella partita dove incontriamo un altro nostro ex dell'anno scorso, il portiere Curzio. Noi andiamo con l'intento di andare a giocare a calcio e divertirci, cercare di fare, insomma, i 3 punti. Poi quello che viene, insomma, penso che sicuramente loro non saranno d'accordo e cercheranno di ostacolarci la vita in tutti i modi, però noi cercheremo di fare tutto il possibile. E prima di questa gara eravamo ben piazzati in Coppa Disciplina. Oggi abbiamo preso molte ammonizioni, po' di nervosismo. La partita oggi era un po' sentita, anche soprattutto per il fatto che c'era Enzo, insomma, nell'altra squadra, quindi i ragazzi ci tenevano a fare bene. L'arbitro tutto sommato non ha fatto male, però magari è stato un po' troppo precipitoso sia nei nostri confronti che nei loro con i cartellini, però ha deciso così, quindi penso che effettivamente per la Coppa Disciplina qualche punteggio in meno, insomma. In bocca al lupo. Crepi il lupo e speriamo bene per le prossime.